Presidente, adesso passiamo la parola a Marco Bertelli che introdurrà sempre insieme a lei il docufilm Paragoghè. Sì, grazie Alessandra, buonasera a tutti. Volevo introdurre appunto il docufilm Paragoghè, mi collego da un posto un po' particolare, da un'auto, però spero che si riesca a sentire abbastanza bene. Come gli ascoltatori hanno probabilmente osservato oggi durante questo incontro, i temi di cui stiamo trattando sono temi estremamente articolati. Ma per la maggior parte, o almeno per una parte di noi, sicuramente per me, sono anche temi sconosciuti. Cioè non è così frequente sentire parlare di queste tematiche, o dai canali mainstream di informazione o anche semplicemente leggendo il giornale. Però, il carcere come centro, come punto di incontro tra, realtà diverse, non solo criminali, è un dato di fatto e l'importanza del carcere come crocevia tra questi interessi non emerge assolutamente nella comunicazione mainstream. E ci sono tuttavia degli strumenti che ci possono aiutare ad approfondire le conoscenze su questo argomento, appunto, il carcere come centro occulto di potere e come crocevia di interessi tra la criminalità organizzata e altri centri di potere. E io vorrei segnalare due di questi strumenti perché fanno parte un po' della storia anche del movimento Agende Rosse, di cui io faccio parte, quindi della storia del movimento creato da Salvatore Borsellino. Uno strumento è il libro La Repubblica delle Stragi. Questo libro, che molti di voi probabilmente che ci stanno seguendo già conoscono, è un libro che è stato pubblicato ormai 2 anni fa, nel 2018, e oggi stanno prendendo parte a questo incontro il curatore dell'opera, Salvatore Borsellino, e tre fra gli autori dell'opera, cioè Fabio Repici, Stefano Mormile e Giovanni Spinosa. Gli altri coautori di questo libro sono Nunzia Mormile, la sorella di Umberto e Stefano, Federica Fabretti del Movimento Agende Rosse e i giornalisti Giuseppe Lo Bianco e Antonella Beccaria. È un libro che appunto è stato pubblicato nel 2018 da Paper First, la casa editrice del Fatto Quotidiano. Il cuore di questo libro è rappresentato dalla catena che esiste, come ha appena chiarito il dottor Spinosa, la catena che esiste tra una serie di fatti di sangue che hanno avuto luogo tra il 1978 e il 1994, in un arco di 15 anni. Noi abbiamo messo come titolo, il titolo è La Repubblica delle Stragi, il sottotitolo del libro recita 1978-1994, il patto di sangue tra Stato, mafia, P2 ed eversione nera. Probabilmente se ci fosse stato spazio, alla luce della conversazione di oggi e dei fatti che sono presentati in questo libro, avremmo potuto mettere come sottotitolo il patto di sangue tra mafia, Stato, P2 ed eversione nera, siglato nelle carceri. Perché il carcere è stato sicuramente il luogo privilegiato dove è passato questo patto tra queste realtà. Quindi questo libro è uno strumento per tutti, a disposizione di tutti, per approfondire appunto i temi che abbiamo trattato oggi. Un altro strumento, il secondo, è il docufilm Paragoghè, che andrà in onda questa sera su Rai 5 alle ore 22:40. Il collegamento fra il libro La Repubblica delle Stragi e il docufilm Paragoghè è rappresentato senz'altro dal dottor Giovanni Spinosa, che oltre a essere uno degli autori del libro, è stato anche il, diciamo, consulente, forse riduttore, è riduttivo come definizione, però sicuramente uno degli ispiratori principali, sia dello spettacolo teatrale Paragoghè che del docufilm. Perché voi dovete sapere che c'è un prologo al docufilm che vedete stasera su Rai 5 che si è svolto l'anno scorso, esattamente un anno fa, il 23 maggio 2019. Infatti, in quella sera,
nell'atrio del Tribunale di Ancona, dove il dottor Spinosa è presidente, è stato rappresentato uno spettacolo teatrale intitolato proprio Paragoghè, con la regia di Marco Bagliani. Paragoghè è un termine greco che letteralmente si traduce con sviamento o anche depistaggio. Quello spettacolo che è stato rappresentato un anno fa, appunto al Tribunale di Ancona, prende spunto da molti dei fatti che sono descritti nel libro della Repubblica delle Stragi, molti dei fatti di cui voi avete sentito parlare oggi. Una delle vicende determinanti per capire questi argomenti è stato rappresentato in quello spettacolo teatrale, è appunto l'omicidio di Umberto Mormile. E il docufilm che questa sera, con la regia di Angelo Loi e la coproduzione di Rai e Marche Teatro, andrà in onda alle 22:40, è proprio ricavato dallo spettacolo di Marco Bagliani, che è stato rappresentato il 23 maggio dell'anno scorso. Quindi vi invito tutti a continuare a seguire i nostri incontri e a vedere stasera su Rai 5 il docufilm Paragoghè, che sarà ora introdotto dal dottor Spinosa. Voglio aggiungere solo un'ultima cosa, che purtroppo, come sempre, come spesso accade per questo tipo di argomenti, è passata sotto silenzio. L'anno scorso, questo spettacolo che tratta di questi depistaggi con responsabilità di Stato è stato rappresentato in un tribunale. Questo fatto è stato un unicum, una cosa che non ha precedenti. Noi ci siamo riusciti, grazie sostanzialmente, con il contributo fondamentale del dottor Spinosa. Ma vi posso assicurare che le resistenze che è stato necessario sorpassare per rappresentare e parlare di questi temi all'interno di un tribunale sono state enormi. Sono state enormi perché, come avete capito oggi, le resistenze a fare chiarezza su numerosi di questi fatti di sangue vengono sicuramente anche da una parte della magistratura. Quindi immaginate voi a mettere in scena uno spettacolo che si chiama Depistaggio e tratta di depistaggi anche di indagini e di processi all'interno di un tribunale, il significato che ha avuto questa azione. Non sono depistaggi a carico di magistrati campati per aria, perché non bisogna generalizzare, però, come appunto ricordava anche il dottor Spinosa poco fa, ci sono magistrati come Carlo Alemi che si sono opposti a questi depistaggi all'interno della magistratura, ma ci sono stati altri pezzi della magistratura che hanno quantomeno mostrato una certa inerzia ad andare fino in fondo alla ricerca delle responsabilità. Diciamo, nell'interpretazione più benevola possiamo parlare di inerzia. Molti di voi sapranno che nel processo Borsellino-Quater è stato accertato che le indagini sono state, attraverso il collaboratore Vincenzo Scarantino e altri due falsi collaboratori, quindi il falso collaboratore di Vincenzo Scarantino, le indagini sulla strage di Via D'Amelio sono state depistate perché Scarantino è stato indotto e costretto a mentire con la complicità di chi doveva tutelare la persona di Vincenzo Scarantino, con la responsabilità di chi aveva l'obbligo, il dovere di tutelare il presunto collaboratore Vincenzo Scarantino. Queste persone non sono fantasmi, perché chi aveva la responsabilità di tutelare Vincenzo Scarantino erano o appartenenti alla Polizia di Stato o appartenenti alla magistratura. Voi immaginate le resistenze che tuttora possono arrivare da pezzi della magistratura per andare a fare luce su chi ha depistato le indagini sulla strage di Via D'Amelio e chi ha depistato i processi e le indagini sull'omicidio di Umberto Mormile. Quindi, aver portato quello spettacolo all'interno di un tribunale, aver portato in scena quello spettacolo all'interno di un tribunale, è stato un fortissimo atto di denuncia.
Per questo vi invito a seguire la presentazione del dottor Spinoza, del docufilm che avrà luogo adesso, e veramente a guardare stasera il docufilm in onda su Rai 5 alle 22:40, perché questa sarà una possibilità per venire a conoscere temi e fatti su cui è davvero difficile farsi un'idea e trovare informazioni. Grazie. Il 23 maggio dello scorso anno abbiamo voluto ricordare Giovanni Falcone all'interno del Tribunale di Ancona. Lo abbiamo fatto con un evento al mattino, con l'intitolazione delle aule, un evento al pomeriggio, un incontro, un convegno sullo stragismo e i depistaggi e soprattutto con lo spettacolo teatrale Paranoghe, che è stato poi replicato nelle due serate successive. Quando ho proposto questo spettacolo teatrale a Marche Teatro, che è un'agenzia teatrale di interesse nazionale, mette in scena spettacoli in tutta Italia, spettacoli importanti in tutta Italia, è parsa una follia. Però devo dire che ho trovato l'entusiasmo direttore di Marche Teatro, del presidente di Marche Teatro, l'entusiasmo che mi hanno seguito e hanno messo a disposizione un regista come del livello di Marco Baliani e la loro scuola di teatro, che è una scuola di teatro dove ci sono vari giovani attori che per mesi e mesi hanno preparato questo spettacolo. Il canovaccio su cui hanno preparato questo spettacolo è stato il libro La Repubblica delle Stragi. Lo hanno letto, lo hanno discusso, ne abbiamo parlato in tanti incontri assieme. E quello che io ho detto loro, ed è quello che dico anche oggi pomeriggio, è che vedete, noi possiamo parlare di questi argomenti, dei depistaggi, delle stragi, degli omicidi, possiamo parlare 100 volte con gli argomenti della regione. Ma se non riusciamo a comunicare l'emozione, l'indignazione, la sorpresa, lo sbigottimento per quello che è avvenuto nel nostro paese, beh, allora noi potremmo portare gli argomenti più solari del mondo. Potremmo dire che l'acqua è liquida, ma non è talmente evidente che l'acqua. Ma non ci crederà e non interesserà nessuno. Potremmo dire le cose più ovvie e più evidenti, le potremmo documentare. Dobbiamo, quello che ho detto ai giovani attori, è che dovevano portare l'emozione del tribunale, nelle forme dello spettacolo e dell'arte. Ed è quello che hanno fatto perché sono rimasti sbigottiti loro stessi quando hanno letto quello che era successo, quello che è successo in questo paese in quegli anni, quello che hanno fatto gli apparati, quello che hanno fatto le alleanze eversive e quello che non hanno fatto i giudici. Perché poi sì, non c'è dubbio, sappiamo che cosa hanno fatto. Parlo con un pubblico probabilmente preparato e spesso lo trovo più preparato di me. Sappiamo quello che hanno fatto i servizi. Sappiamo che la Polizia di Stato, insomma, di operazioni depistanti ne ha i vertici della Polizia di Stato, intendiamoci, perché la Polizia di Stato è fatta da tanti uomini che corrono per le strade e mettono a rischio la loro vita, tanti giovani tutti i giorni e lo fanno col senso del dovere, col rispetto delle istituzioni. I vertici della Polizia di Stato hanno fatto. I vertici dell'arma. Insomma, vogliamo essere leggeri, Fabio, va bene, so che tu salterai sulla sedia.
ma qualche birichinata l'hanno fatta, ecco, salterai sulla sedia per i termini riduttivi che io uso, va bene. Ma dobbiamo poi dire che queste birichinate, va bene, erano talmente evidenti, quelle della polizia, quelle degli apparati, quelle dei carabinieri, erano talmente evidenti che certe sentenze non hanno diritto di cittadinanza nel mondo del buonsenso, va bene? La sentenza del, direi del Borsellino bis, va bene. Attenzione, parolone grossissime si trovano, parolone grossissime, pronti a denunciare le collusioni fra gli apparati dello Stato e via dicendo, ma poi si crede a Scarantino. Le sentenze sui fratelli Savi, ma siamo arrivati al punto di assolvere, ripeto, pronuncia di assoluzione nei confronti degli ignoti. È una cosa indegna che si possano assolvere gli ignoti, ma si può assolvere un ignoto. Cioè, una cosa che fa ridere, va bene? Dice, quando poi a un certo punto se ne trova uno nuovo, dice no, io sono l'ignoto, quindi mi avete già assolto, non potete più processarmi. Sono cose... La sentenza della Corte d'Assise sull'omicidio Mormile di cui parlava Stefano poco prima, va bene. È una cosa ignobile, va bene. Sono sentenze che non hanno diritto di cittadinanza. E allora portare uno spettacolo che emozionasse, che comunicasse con i canali dell'arte, perché solo l'arte può far passare certi messaggi. Non è la ragione che fa passare certi messaggi. Non voglio entrare in una poetica pavesiana, ma l'arte non può non avere, o comunque ha nei fatti, questa funzione. E allora lo scopo di Paragoghe era questo. E quando si è capito qual era il mio progetto, il progetto di portare l'emozione e l'indignazione per quello che è stato in questo paese e nelle aule di giustizia, all'interno di un tribunale, vi posso assicurare che le battaglie sono state furibonde. Sono state furibonde, pagando prezzi anche importanti da tutti i punti di vista. Basti pensare che la intitolazione delle aule ha dovuto subire delle modifiche, perché sono stato... A un certo punto mi si è detto noi non facciamo il contratto di vigilanza per la sicurezza, forse opportuno durante le serate della trasmissione del Paragoghe se non discutiamo sulla intitolazione delle A. Bene o male, direttamente o indirettamente mi è stato detto. È stato complesso. Ma siamo riusciti in questo sforzo, portare l'arte all'interno di un tribunale per denunciare quello che è successo nei tribunali italiani. Lo sbigottimento, troverete... Il regista che dice ai suoi giovani attori, che istruisce gli attori, dice: voi, quando succedono certe cose, va bene, parla degli attori che interpretano nel caso di specie, mi pare che sia riferito alla strage del 2 agosto a Bologna. La strage del 2 agosto a Bologna è uno degli argomenti trattati nel libro La Repubblica delle Stragi. Quando voi non dovete neanche parlare della paura, della indignazione, ma dovete esprimere sorpresa,
Ma come? Ma come? Io? Io sono una ragazza di 22 anni. Sto per sposarmi, sto per andare in ferie e poi subito dopo mi sposo. E io ora sono morta. Ma com'è possibile? Sono stupita! Non sono indignata! Non sono spaventata! Sono stupita! E allora lo stupore per quello che è successo in questo paese è il senso di questo spettacolo teatrale. La rappresentazione, il docufilm, ovviamente non è lo spettacolo teatrale, perché uno spettacolo teatrale ha dei tempi, dei ritmi che sono incompatibili con la televisione, ma è qualcosa di più. È qualcosa di come nasce, di come è assemblato questo spettacolo teatrale e di come si arriva poi al risultato finale in questo scenario che è il Tribunale di Ancona e dove questi attori gridano il loro stupore, la loro meraviglia e il loro orrore per quello che questo paese ci ha purtroppo condannato a vivere. Grazie. A Milano al meno di due ore dopo la strage, un ordine impartito dal vicequestore Agnello Damare fa sì che una squadra di pompieri ripulisca frettolosamente con le autopompe il luogo dell'esplosione, spazzando così via indizi, reperti e tracce dell'esplosivo prima che magistrati o periti possano effettuare sopralluoghi e rilievi. La Corte d'Assise di Bologna non ha dubbi. Infangare all'origine le forme del pensiero. Il dedurre che subito appare evidente, le domande, i nessi, le risposte, i nomi che subito affiorano alle labbra, infangando la realtà, nullificando le cose e i gesti, centrifugando le parole in un unico letamaio, ritardando il loro compiersi nel limpido ragionare. Un giudice stava riuscendo a mettere insieme i pezzi della trattativa Stato-mafia. Non sono mai stati messi assieme i pezzi del mosaico neofascisti, massoneria e mafiosi. Non sono stati mai messi assieme. 14 maggio 1993, alle ore 21:40, un'autobomba esplode a Roma, nel quartiere Mario. 27 maggio 1993, esplode. Noi dobbiamo pensare che stiamo facendo uno spettacolo impossibile. È folle fare uno spettacolo che ha come tema il depistaggio dentro un tribunale, cioè è una cosa, no, ma veramente, ma perché? Quelli che hanno provato a fare uno spettacolo teatrale così ci hanno la scorta. La Corte d'Assise di Bologna non ha dubbi sul fatto che siano stati gli ufficiali dei servizi segreti a procurare armi ed esplosivi per simulare la falsa pista al fine di sviare le indagini. Alla fine tutti gli accusati sono stati sempre assolti in sede giudiziaria. Ma allora questa nazione è costruita proprio sui cadaveri. La vera novità, la novità storica, è l'esistenza di un contesto unico, di un contesto organico, chiamatelo consorzio, chiamatelo come volete, che si aggrega. Per la tua voglia d'estate, Festival Bar 92. In mezzo a tutte queste 100 liste, cercate un fiore. Il fiore del lavoro, della fiducia e della speranza. Non c'è più caffè, come faccio con gli ospiti? Totò Riina, il capo assoluto di Cosa Nostra, si sente tradito. Non c'è più caffè. E che cosa dico a mio marito? Serve un po' per far capire di chi è il potere.
luglio la grande estrazione di 100 milioni. Botto. Ti sentì in tutta Palermo. Il pulito ritorna, il colore rimane. Ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri, la mia morte saranno altri. C'è l'Europa dei grandi progetti e quella dei piccoli piaceri. C'è qualcuno che può dire a mamma che sono morto? Noi siamo in grado di avere un'etica personale, ancora prima che sociale, così forte da allontanare, da essere sicuri che ogni qualvolta ci si presenterà l'occasione nella vita, noi allontaneremo il compromesso.